più la si studia, più i punti interrogativi aumentano. Secondo nuove osservazioni effettuate dai telescopi dell'osservatorio Gemini North, CKVUL Pecule, noto anche come CKVUL, l'enigmatico oggetto astronomico che incuriosisce da secoli gli astronomi, potrebbe trovarsi molto più lontano di quanto finora stimato e all'origine della sua luminosità potrebbe esserci un gas espulso a velocità molto più elevate di quanto ipotizzato in precedenza. CKVUL Pecule fu osservato per la prima volta nel 1670 dal monaco francese Anthelme Vauturet e classificato come una nova, un fugace evento astronomico derivante dall'interazione in un sistema binario di due stelle molto vicine fra loro, una delle quali è una nana bianca, il residuo di una stella simile al Sole. Già nel 2015 era stato suggerito che l'apparizione di CKVUL Pecule nel 1670 fosse il risultato della collisione catastrofica di due stelle normali. Poco più di 3 anni dopo, gli stessi astronomi avevano trovato tracce di un isotopo dell'alluminio radioattivo, l'alluminio 26, nelle vicinanze del sito dell'esplosione del 1670 e questo servì loro per ipotizzare che una delle stelle del sistema binario fosse in realtà una supergigante rossa. A complicare il quadro, sempre nel 2018, un altro gruppo di astronomi ipotizzò che il sistema binario fosse in realtà composto da una nana bruna e una nana bianca. Oggi, ad aggiungere ulteriore mistero sull'origine di CKVUL Pecule, arriva un altro inaspettato risultato. I ricercatori, utilizzando lo strumento Gemini Near Infrared Spectrograph per rilevare e confermare la presenza di alluminio radioattivo, osservarono l'intero evento, compreso gli sbuffi ai bordi più esterni, scoprendo così che la nebulosa si sta espandendo molto più rapidamente di quanto suggerivano le osservazioni precedenti. Inoltre, tenendo conto dell'inclinazione della nebulosa nel cielo notturno, il team ha calcolato che CKVUL Pecule si trova a circa 10.000 anni luce di distanza dal Sole, dunque circa 5 volte più lontano di quanto si pensasse in precedenza. Stando a questi nuovi risultati, l'esplosione del 1670 fu molto più intensa e ha probabilmente rilasciato circa 25 volte più energia di quanto era stato stimato. In definitiva, qualunque sia stato l'evento che ha causato la detonazione improvvisa di CKVUL Pecule nel 1670, fu molto più violento di una semplice nova. A 350 anni dalla scoperta del monaco Vauturet, la natura dell'esplosione di CKVUL Pecule rimane ancora un mistero.